regionale a dibattere i problemi dall'entroterra. Io ritengo che un convegno come questo sia estremamente importante, non soltanto per affrontare ovviamente il problema specifico sicuramente della Luca Capannina, per affrontare un problema come accennava la Presidente Segale, proprio il problema in generale dell'entroterra. 70 anni dal dopoguerra che il nostro entroterra, questo della Val Trebbia, ma della Val Scrivia, della Val D'Arno, della Val Colparabuona, che si è spopolato in questo periodo. Quindi dobbiamo darci una vocazione non tanto nuova, una vocazione che possa in qualche modo incentivare nuove attività. Senza l'economia non si riesce a qualche cosa, ci ripopoliamo i monti, ripopoliamo l'entroterra. Questo è uno slogan che cammina poco. Se non ci dai un contenuto, e il contenuto che già questa mattina questo convegno, il complimento ovviamente con la dottoressa Segale e anche con il dottor Giulio Lideri, che è anche presidente di un BIM del Bormida, quindi del genovesato, importante, quindi conosce molto bene i problemi del territorio dell'entroterra, bisogna passo passo cercare di trovare l'iniziativa. E per partire ci vogliono anche finanziamenti, quindi è l'occasione anche dei finanziamenti adesso europei che tramite la regione arriveranno sul territorio, che l'assessore Benvenuti saprà dare delle indicazioni più specifiche su questo argomento, però è da lì che dobbiamo ripartire, no? Io che sono una persona nata nell'entroterra in un paesino, un piccolo ovviamente di Toriglia, in un'altra valle, so quali sono state le problematiche in questo, e quindi dobbiamo con molta umiltà metterci lì, trovare un finanziamento per una cosa, trovare un'altra per un'altra, e poi l'attività può anche camminare da sola quando ha un inizio di questo tipo. Io sono convinto che lo vediamo qualche piccolo segnale negli ultimi anni positivo in questo senso, cioè. Quindi diamoci una mano tutti, per proprio così. Io sono anche presidente del BIM del Trebbia, ha delle risorse limitate ma a volte importanti per i piccoli comuni di questa comunità. Se sarà il caso, caro Livello, vediamo anche se stornare dei fondi per fare delle iniziative più sovracomunali, non soltanto comunali come stiamo facendo, proprio per andare in questa direzione. Quindi ancora tanti complimenti Presidente e buona giornata a tutti.